Piero De Quarto, il patron dello Ionio Jazz Festival. Una serata che subito dopo lo zampillio della fontana, fontana zampillante vino appunto, sarà allietata dalla musicalità, dal virtuosismo dello Ionio Jazz Festival. Voglio usare queste espressioni perché il vostro quartetto sta davvero riscuotendo successo per ogni dove, non solo della provincia Ionio. Il messaggio che il quartetto vuole lanciare. Sì, il nostro gruppo, la nostra formazione che questa sera si esibirà sarà, diciamo, il messaggio è quello degli standard qualitativi altissimi. Il nostro quintetto è formato da una... Ho dimenticato un'unità. Chiedo venia, ho detto quartetto. Non c'è problema. Diciamo, il quintetto, lo Ionio Jazz Quintet, in questo caso è formato da grossissimi professionisti, da Mario Rosini al pianoforte, Massimo Moriconi al basso, Ale Napolitano batteria, Gianfranco Mezzella al sax e Anna Battematei che gioca in casa, peraltro ha una bellissima voce, che è il celieterà, insomma, con una serie, un repertorio confezionato molto bene e molto suadente. La cosa che mi preme sottolineare è che siamo intanto lusingati e siamo estremamente, come dire, confortati da questa scelta che il comitato, che ringrazio, quello dell'organizzatore di questa 50ª edizione della Festa del Vino, ha voluto così caratterizzarsi attraverso noi, attraverso, diciamo, un marchio con standard di prestigio importanti, lo devo dire, me lo devo dire da incontinente addosso, però è la verità, stiamo un attimino riscuotendo un certo tipo di consenso ed è giusto pure che ci venga riconosciuto. Ora, la cosa evidentemente ci lusinga, sta camminando e sta, come dire, si sta distribuendo questa attenzione verso la musica jazz che noi cerchiamo di proporre e di produrre nel migliore dei modi. Quindi un grazie all'amministrazione comunale e al Proloco di Carosino. L'importanza proprio di questa serata sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale, fare tanta buona musica, allietare la gente, tanti sono i problemi che quotidianamente ci avviluppano, però della buona musica e un bicchiere di vino e vedere una fontana zampillante, cosa rara davvero come fenomeno, no? Territoriale, beh, tutte queste cose messe insieme ci rendono la vita più piacevole. Sì, evidentemente è uno scampolo anche abbastanza importante per quello che può essere un momento ricreativo e di socializzazione. È importante che comunque attorno a questo connubio tra vino e musica, attorno a cui si possono anche allargare discorsi importanti della promozione enogastronomica, enologica primamente, visto che ci stiamo parlando di vino, si accompagnino standard e rapporti qualitativi altissimi. Noi nel nostro piccolo ce la metteremo tutta, però è vero pure che così un attimino bypassando quello che è il luogo comune o la trappola del Panem et Circenses, diventa un'occasione importante per cominciare a riprendere un attimino le occasioni di meditazione, di uno sviluppo possibile attraverso le forze intime di questa terra che sono il vino. Le nostre tradizioni, le radici, la valorizzazione dei prodotti della natura. Non c'è dubbio, le radici e le nostre aspirazioni unitamente alle nostre ispirazioni musicali. Grazie.